L'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco ha dato voce a quelle tantissime voci di aiuto che venivano dall'intero creato. Non so se siamo arrivati in tempo, ma certo in questi 5 anni si è tenuto molto alto l'impegno verso il creato nella sua interezza, la nostra casa comune, come l'ha chiamato il Papa. Quelle parole, quelle analisi si stanno realizzando, i ghiacciai si sciolgono, colpi atmosferici terribili che l'uomo non ha mai visto e la pandemia. Certo che sono collegati, perché è tutto il creato, quindi finanche i virus subiscono e ci fanno subire la difficoltà che stiamo creando, e cioè quello di voler attentare all'ordine posto dal Creatore, ma quando si tocca la vita, quando si tocca l'ordine che permette un'armonia, e non sto qui a dire gli infiniti miracoli della vita, noi sconvolgiamo, distruggiamo. Quando vogliamo strappare dalle mani del Creatore l'intera creazione, non riusciamo più a rimetterla in ordine. E la pandemia è anche questa. Vorrei fare un suggerimento: quando si tocca la vita, si tocca Dio, e quando si tocca Dio, contemporaneamente si tocca l'uomo.